Danger Zone in qualche modo con questa sua bizzarra forma architettonica che occupa il centro di questa piazza immensa che è Piazza Togliatti, mi ha posto degli interrogativi proprio sul ruolo dell'arte, sul ruolo dell'arte pubblica. La situazione è molto cambiata, questo spazio comunque è uno spazio che a me personalmente ha dato una buona possibilità comunque di farmi conoscere insomma, per tante cose, per i video che faccio, oppure anche per l'esperienza che ho avuto all'interno del Ginger Zone, per il quale mi sono occupata di alcuni progetti europei, di scambi Cioè, culturali. lavoro con i new media, con tutte quelle che sono le tecnologie che riguardano i new media, quindi dai sensori alle nuove tecnologie per quanto riguarda la tecnica 3D tridimensionale, quindi sia in video che nel suono che per tutto quello che può riguardare diciamo i nuovi linguaggi contemporanei applicati alle nuove tecnologie. Innanzitutto io sono originario della Colombia, mi sono trasferito qua su al nord dell'Italia, al nord centro, no? Poi sono venuto qua a vivere a Scandicci da 2 anni. Come ti sei trovato? Hai trovato un clima favorevole per le tue cose? Positivo perché dietro casa ho trovato il ginger, quindi meglio di così non poteva andare.